Vi ricordate di me? Sono Sabrina D'Amore. Vi ho portato in giro per il territorio campano a scoprirne l'arte, la cultura, la storia e le eccellenze. Adesso invece vi farò conoscere le finaliste della 10ª edizione di Miss Vesuvio. Miss Vesuvio Blue Wave Bacoli è la numero 7, la numero 7, Asia Iossa, la vincitrice della tappa di Bacoli. Conoscete la vita di una Miss? Oggi qui al centro commerciale Neapolis vi faccio conoscere Asia Iossa, 17 anni, da Napoli, una delle finaliste di Miss Vesuvio 2018. Eccoci con Asia. Ciao Asia, come stai? Ciao Sabrina, tutto bene, tu? Tutto bene, grazie. Raccontaci di te. Sono Asia, frequento il terzo anno del liceo Enrico Caruso, dove studio turistico. Cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero mi piace uscire con le amiche, oppure andare a fare shopping, oppure ad un bar, oppure che ne so, quando il tempo non permette di uscire, mi piace stare a casa, leggere un libro, oppure guardare una serie TV, un film. Ma a proposito delle tue amiche, che rapporto hai con loro? Le mie amiche per me sono tutto. Sono poche, si possono contare sulla dita di una mano, ma sono il mio punto di riferimento. Poche ma buone. Poche ma buone. E invece la tua famiglia? I miei genitori sono molto giovani. Questo ha degli aspetti positivi ed altri negativi. Positivi perché me li trovo come degli amici, sanno tutto quello che faccio. E negativi perché da un punto di vista, diciamo, anche delle uscite con le amiche, essendo giovani sanno se, per esempio, se vai a ballare, se bevi un drink, stanno molto attenti. Però comunque mi appoggio in tutto quello che faccio e sono sempre con me, anche adesso, sono da qualche parte, mi guardano. E invece per quanto riguarda la tua passione per lo spettacolo? La mia passione per lo spettacolo è nata 3 anni fa. La mia prima volta è stata proprio Miss Vesuvio, perché allora io amo tutto quello che riguarda la moda in generale, i vestiti, scarpe, trucchi, vabbè, penso come ad ogni donna. Però in particolare mi ha sempre appassionato il mondo delle modelle, la stile sfilate, la passerella. E per questo anche ho deciso di partecipare a Miss Vesuvio. Permettendo infatti che sarà la mia prima volta avanti a delle persone, mi ha dato più stima in me stessa, mi ha fatto anche credere di più in me stessa. Infatti io è la prima volta che parlo avanti alle telecamere oppure avanti ad un pubblico di tante persone. E pensavo di non farcela, invece ce l'ho fatta. Quindi penso che Miss Vesuvio per me è stato anche mi ha fatto crescere anche, molto anche personalmente. Thank you.
adesso che siamo quasi in finale, cosa ti aspetti dalla finale e da un'eventuale vittoria? Allora, premettendo che per la finale sono molto in ansia. Da un'eventuale vittoria mi aspetterei sicuramente un anno pieno di impegni, ma ne sarei comunque felice perché è un mio grande sogno. Però comunque vada, sono felice perché ci ho provato, ci riproverò l'anno prossimo, perché infatti questo è il secondo anno che ci partecipo a questo concorso. Che vinca la migliore. In bocca al lupo, allora ci vediamo in finale. Ciao Sabrina. Vi aspettiamo nelle prossime puntate di Una vita da Miss Vesuvio. Dove e quando? Ci vediamo presto. Come abbiamo visto, ogni Miss ha la sua vita ricca di passioni ed ambizioni, ma sembra che il sogno più grande sia proprio la coroncina di Miss Vesuvio 2018. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! In finale! Vi aspettiamo nelle prossime puntate di Una vita da Miss Vesuvio. Dove e quando? Ci vediamo presto!